Calabria e poi in Emilia-Romagna, perché verrà fatta giustizia di quello che è accaduto in queste settimane. Lei non crede di fatto a questa, a parte le regionali, a questa alleanza che potrebbe esserci sul nazionale? Io credo a quello che vedo. Aspetto che arrivi una manovra economica in Parlamento. Oggi abbiamo scoperto un'ipotesi di tassa sui telefonini e di aumento dell'IMU. Ci mancavano queste ultime sorprese. Poi giudicheranno gli italiani, quindi gli umbri, gli emiliani, i romagnoli, i calabresi, poi i toscani, i campani, i pugliesi, i marchigiani, i liguri, i veneti. E poi gli italiani tutti. Non penso che andranno lontani. Gli italiani non amano i traditori. E quindi noi ci prepariamo, studiamo, lavoriamo, allarghiamo. Siamo pronti, cerchiamo di limitare i loro danni. Intanto a Bruxelles la Lega un risultato l'ha ottenuto per le migliaia di lavoratori delle scuole guida che avrebbero dovuto pagare un'IVA retroattiva per gli ultimi 5 anni, grazie all'intervento della Lega non sarà così e quindi continuiamo a fare il nostro lavoro. A proposito di manovra, sembra che questa famosa rimodulazione non sia ancora stata scongiurata e tra l'altro, cosa molto probabile, una ritoccatina alla quota 100 verrà fatta con il ritardo di 3 mesi per l'uscita dal lavoro. Cosa ne pensi? Non si possono rubare mesi di vita a migliaia di lavoratori italiani come se nulla fosse. Ci hanno detto che facevano il governo per non aumentare le tasse. E invece scopriamo ogni giorno una sorpresa nuova e diversa. Faremo battaglia in Parlamento e non solo in Parlamento, nelle piazze, perché dai numeri che ho a disposizione penso che la manifestazione di sabato 19 ottobre sarà una delle più grandi di tutti gli ultimi anni e quindi loro continuano i loro giochini dentro i palazzi, noi stiamo ai mercati, fra le imprese, negli ospedali, in piazza, quindi sono contento di quello che stiamo facendo. Ci sarà anche Forza Italia, non è che Berlusconi magari ci è rimasto male sulla bocciatura del candidato in Calabria? No, no. Passo per volta, l'importante è dimostrare al mondo che l'Italia non è quella chiusa nelle stanzette di Conte, Renzi e Di Maio e poi troveremo regione per regione le soluzioni migliori. Volevo farle ancora una domanda sulla Siria, lei si è già espresso e comunque ha espresso la necessità che l'Europa intervenga con sanzioni alla Turchia. Sì, e stabilendo una volta per tutte che la Turchia non entrerà mai in Europa, perché è sospeso il percorso. Io chiedo che venga annullato definitivamente ogni finanziamento e ogni ipotesi di ingresso presente o futuro della Turchia in Europa. Sta portando avanti un'azione criminale nel silenzio generale, quindi chiedo formalmente che si sospenda per sempre, si annulli per sempre l'ipotesi di ingresso della Turchia in Europa e si annullino i finanziamenti miliardari che negli ultimi anni sono arrivati a 15 miliardi. Basta soldi e basta riunioni. Senza, sì. Cosa pensa dell'affermazione di Di Maio che ha detto di chiudere porti alle ONG? Io l'ho fatto, lui lo dice, io l'ho fatto, è la differenza tra chi dice e chi fa. Vediamo, i numeri per intanto dicono che gli sbarchi sono in netto aumento e quindi speriamo che facciano qualcosa. Le minacce di Erdogan, segretario, in caso di, come dire, di voler infilarsi... L'Italia e l'Europa non possono essere ostaggio delle minacce di un dittatore. Punto. E non è normale finanziare e coccolare un dittatore. Punto. Senta, vediamo un attimo. A favore di sanzioni per la Turchia, che pensa? Ripeto, però la differenza fra chi sta al governo e chi non sta al governo per scelta è che uno deve fare e l'altro può suggerire. Io posso suggerire. Di Maio non deve dire, deve fare, anche Conte. Loro devono fare. Non ipotizzare, suggerire, lo devono fare, sono pagati per fare. Senta, segretario, venendo alle questioni umbre, siamo qua appunto per questo. Di Maio dice che lei gira troppo per la regione, la tesi è praticamente scomparsa. Poi la seconda cosa che volevo chiederle, crede a questa, come dire, a una chiesa che le è contraria fondamentalmente? No, no. L'Umbria poi è terra di fede, terra di storia, di religioni, tradizioni, di culture, sto incontrando tante donne e uomini. Chiesa, di periferia, di volontariato, di accoglienza, di solidarietà e quindi sono felice di girare in lungo e largo questa bellissima terra e se Di Maio parla così e se Zingaretti parla così è come se il voto degli Umbri contasse meno rispetto al voto degli altri perché hanno paura e quando hai paura hai già perso. La priorità per la regione Umbria è se questa elezione regionale ha valenza nazionale? È un voto degli Umbri per gli Umbri, la priorità è rimettere a posto la sanità, liste d'attesa, concorsi pubblici trasparenti, medici migliori, infermieri migliori
infrastrutture che non ci sono, sicurezza e contributi alle imprese e miglior gestione delle case popolari e del patrimonio regionale. Sì, l'abbiamo fatto in tutte le altre regioni dove abbiamo vinto, dall'Abruzzo alla Sardegna, dal Molise alla Basilicata. Ci prepariamo a questa bellissima sfida per i prossimi 10 anni in Umbria, perché per un progetto di cambiamento dell'Umbria merita 10 anni di lavoro e noi siamo pronti.